Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl. Quest'oggi a Movimento torniamo a parlare di lei, del mito senza tempo, la Vespa che quest'anno compie 70 anni. Un modello, un'icona che è riuscita a sfuggire ai capricci delle mode, ancora oggi la vediamo comparire, presentarsi nelle sue linee morbide essenziali, nella sua perfetta funzionalità. Torniamo a parlare, come dire, fare una sorta di excursus di questo gioiellino insieme a Ernesto Biagioni, che è ritornato a trovarci, è una specie di enciclopedia vivente perché sa tutto sulla Vespa. Ci ha raccontato nella scorsa puntata la genesi, come è nata, qual era il contesto storico. Proseguiamo questo nostro excursus. Abbiamo detto nasce in un periodo delicato, quello del dopoguerra, ed è subito successo però. Collegandoci al discorso della nascita con la Vespa 98, la Piaggio riuscì con grossi sforzi, ma anche grazie agli aiuti Marshall da parte del governo americano, ad attrezzarsi, a potenziare le linee via via di produzione, e i numeri le dettero ragione, cioè era un veicolo di cui la gente aveva bisogno, non solo gli italiani. La Vespa praticamente dai 2.400 esemplari circa del primo anno, al secondo anno raggiunse i 18.000 e via via arrivamo al 1950 in piena produzione della Vespa 125, che avevamo già superato i 105.000 esemplari. Questa la dice lunga proprio della progressione del successo, e durante quella progressione la Piaggio riuscì a far realizzare su licenza altri stabilimenti in diverse parti del mondo. Ecco, altri scooter si erano già affacciati, no? Sì, in altri paesi, sì. Però non avevano lo stesso successo. Diciamo così? Che intuito il potenziale dello scooter con la nascita della Vespa, subito il Cavaliere Innocenti di Lambrate capì che quella poteva essere una strada, e uscì un anno dopo la Vespa 98 con la sua Lambretta, dall'omonimo fiume Lambro. La Lambretta, diciamo, nel campo degli scooter, che furono parecchie decine in marchi, in modelli che andavano, chiamiamoli competitor con la Vespa, Lambretta sicuramente fu l'unica antagonista. Loro stesso andarono a produrre anche all'estero, perché questi veicoli iniziarono a essere diffusi in tante parti del mondo, ma la Lambretta ebbe, come dire, un destino diverso. Arrivò al 1971, che per una scelta, una politica aziendale della Innocenti, andò a cessare la produzione per dedicarsi solo più alle automobili, in particolare su licenza Mini costruivano le loro automobili. La Piaggio invece proseguì. Sono numeri molto importanti, no? Quelli di cui ci ha parlato. Sì, molto importanti. Perché in che anni siamo, quindi? Allora, noi consideriamo che nel 1950 eravamo già fra Vespa 98 e Vespa 125 a 105, più di circa 123-124 mila esemplari. Nel 1953, in pieno boom di Vespa, le famose faro basso, cioè tutte quelle Vespa che si riconoscono per il faro posizionato sul parafango anteriore, avevamo già raggiunto la 500.000esima Vespa. Tre anni dopo arrivarono alla milionesima, quindi produssero 500.000 pezzi in tre anni, e questo solo a Pontedera. E queste sagome, che ora stanno raggiungendo la loro sistemazione definitiva, sono gremite le strade d'Italia. Agli sbadati si fanno sentire col caratteristico ronzio dei motori, entrati ormai nello strumentale della sinfonia delle nostre strade. Per i naturalisti le Vespe appartengono alla famiglia degli imenotteri, per noi alla serie dei nostri desideri. Vespe che non pungono, ma ci regalano una velocità considerevole, sicura, equilibrata. Piaggio intuì il successo di questo veicolo, e praticamente a ogni anno apportava continue modifiche, continue migliorie, e iniziò a portare modelli innovativi. Per esempio, nel 1954 uscirono con la prima Vespa 150, che si riconosceva dalla 125 per la prima volta per avere il faro messo sul manubrio,
questo pallo per il mercato nazionale, perché all'estero alcune Vespa fatte su licenza il faro sud hanno averlo per i loro codici della strada specifici. Nel 1955, dopo che la Piaggio dimostrò in una gara famosa, la 6 giorni di regolarità, che le Vespa potevano anche vincere corse di enduro, chiamiamolo così, ma all'epoca si chiamava regolarità, prese dal loro modello da corsa 6 giorni ispirazione dalla meccanica e creò, secondo me, la più bella Vespa mai disegnata al mondo, che è questa che vedete vicino a me, che è la Vespa Grand Sport 150, il GS. L'unica Vespa che ebbe veramente un soprannome, vero? Il Vespone. Questa qui era il sogno dei ventenni di allora, i ventenni di esattamente 60 anni fa, e era praticamente uno scooter che andava come una moto, ma allo stesso tempo ti poteva consentire di caricare la ragazza dietro senza che si sporcasse. Ecco, sono gli anni in cui la donna anche acquista una maggiore emancipazione. Ricordiamo che nel 1946, intanto facendo un passo indietro, il diritto di voto alle donne, poi iniziamo a vedere la donna raffigurata, no? Anche nella pubblicità. Sì, esatto. E anche a montare, a guidarla. Esatto, ma noi consideriamo che la Vespa è stata concepita già dall'inizio per essere utilizzata anche dalle donne. Non a caso la prima pubblicità della Vespa raffigura una signorina in gonnella lunga che saluta mentre frulla per le nostre strade, quindi la donna è stata presa dall'inizio, proprio dall'embrione, dal primo, da quando è stata concepita. Pubblicità. È un veicolo alla portata, diceva, di tutti, no? Sì. Quindi anche i prezzi molto interessanti. Sì, sì. Nonostante che avevano delle versioni di nicchia come la GS che riprende i canoni di certe macchine super sportive di oggi, perché all'epoca per la popolazione erano questi i riferimenti, l'auto era ancora un po' lontana, no? Intesa come anche l'utilitaria. Le utilitarie, le prime utilitarie di diffusione iniziamo a vederle 2-3 anni dopo il GS, con l'arrivo della Fiat 600, con l'arrivo della 500, ma lei continuava a avere la sua grande immagine, quella grande immagine di veicolo utilizzabile sempre, comunque piacevole, di minimo costo di manutenzione. Scudetto del più popolare scooter del mondo è diventato l'emblema di vastissime corporazioni di uomini e di donne associati dall'affetto per il loro veicolo. Disegnano a schiere quell'emblema sulle piazze d'Italia e dell'estero quando fanno i loro raduni. Al via partono in coro, viaggiano con mezzi propri, in altri tempi lusso da nababbi, raggiunto ora con due ruote. In quali anni invade l'Europa questo prodotto? Allora, la Vespa invade l'Europa già a partire dal 1949, quando Piaggio diede a Douglas in Inghilterra e Messerschmitt Hoffmann in Germania la possibilità di produrre su licenza Vespe. È sintomatico che queste fabbriche, guarda caso, prima producevano aerei. Questa è una cosa che ci dà molto da pensare. E poi continuarono ad aprire nuove fabbriche in Spagna, si chiamava Motovespa ed è nata dal nulla quella fabbrica, proprio dove c'era il nulla, vicino a Madrid. Allargarono in Brasile e poi il grosso boom che arrivò fino ai giorni nostri fu l'Estremo Oriente, quindi India, Vietnam, Indonesia. Entra nella vita di tutti, no? La Vespa anche nei fumetti, nella pubblicità, nel cinema, poi ricordiamo casi eclatanti come Vacanze Romane. Vacanze Romane è diciamo quella più grossa, però l'epoca dei paparazzi venne eviscerata al meglio con La Dolce Vita, Poveri ma belli, insomma c'è tutta un... addirittura abbiamo la Piaggio che era attenta a queste cose, aveva editato un volumetto che si chiamava, e questo negli anni 60 già, si chiamava La Vespa nel cinema, dove riprendeva tutti quei film dove il soggetto, oltre l'attore, era la Vespa. E la rivoluzione degli anni 60, del 68, che periodo vive la Vespa? Ecco, c'è un momento, anche se diciamo appannato, che la vede meno brillare, insomma c'è qualche difficoltà in questo percorso così. Allora, a livello vincente, produttivo, le oscillazioni diciamo in Piaggio di veicoli usciti sono state di non grande entità.
Diciamo che in certi periodi la Vespa veniva più evidenziata per un certo uso piuttosto che un altro, ovvero inizio anni 60 il boom delle utilitarie e la Vespa veniva vista come il veicolo che motorizzava le ultime persone che non avevano ancora accesso alla macchina. Noi qui c'era la classica battuta, questa è sintomatica, la Vespa 150 VBB del 1961-62, che è una 150 a 4 marce. Qua, in quell'epoca, i ragazzi non l'acquistavano a Torino, pensate, perché veniva identificata nella Vespa usata dal metalmeccanico che andava in Fiat con la sua borsa, il suo baracchino, la gavettino per il pranzo. E allora, venendo riconosciuta in quello, veniva un pochettino snobbata. La Piaggio capì che bisognava fare qualcosa ed uscì prima con veicoli altamente performanti, uscirono le GS 160, le 180 Supersport e poi i Rally. E poi ebbe la grande idea, e questa fu l'ultima grande idea di Corradino d'Ascanio, di produrre una linea di Vespe a telaio piccolo, partendo dalla Vespa 50. E da lì passammo attraverso alla 90 Super Sprint e il famosissimo Primavera, che nacque proprio nel 1968. Ecco, quanti modelli sono stati prodotti in 70 anni? Tantissimi. Qui il problema è grosso, perché la cosa è stata veramente, l'idea di innovare, portare, è stata molto fertile, sono uscite un mucchio di versioni e sottoversioni, però possiamo parlare di almeno 70-80 macro modelli con edizioni speciali. Cioè la Piaggio aveva capito che per rivalutare il veicolo bisognava comunque dare quel qualcosa in più per personalizzarla e renderla così più vivace, no? E allora, per esempio, arriviamo persino negli anni 80, quando con i telai piccoli uscì la serie PK, la Piaggio, per dare un po' di boost, inventò la PK Rush, che doveva essere la Vespa 50 un po' sportiveggiante, la PK Roberta, che era la Vespa rosa, no? Per le ragazzine, Vespa Barbie, anche detta. E così via, e così via. Ma insomma, cambia il modo proprio di presentarsi, la veste, i colori. Continuamente. Bene, giungiamo, siamo alle battute finali, ai giorni nostri, cosa rappresenta la Vespa? È ancora così sentito questo mito? Incredibilmente sentito. Cioè, noi siamo nel 2016, dove la Piaggio, cosciente della sua storia, continua ancora a produrre per esempio l'APX ed è la Vespa più longeva di tutte con i suoi 37 anni dalla nascita, ma al contempo, sentendo l'esigenza di dare un boost a livello tecnologico, partì già con idea del compianto Giovanni Alberto Agnelli con una serie di veicoli con motori a quattro tempi, quindi ahimè non più il nostro caro vecchio motore a miscela con le marce, ma con motori quattro tempi automatici, quindi privi di cambio. Subito sembrò un po' gridare un po' al sacrilegio, no? È come un harleyista quando ha visto la V-Rod, è la stessa cosa, no? E poi si capì che c'era necessità di avere uno scooter più performante, più sobrio a livello di consumi, e più stabile, perché hanno riprogettato completamente il telaio e sono uscite anche lì, nelle Vespa quattro tempi, il telaio piccolo, cioè dalla 50 fino alla 150 di cilindrata, che ora si chiama di nuovo Primavera, alle telaio grosso, che in inglesismo così le chiamano large frame, no? Quindi telaio largo, che sono partite con la 200 a carburatori, passando attraverso la 250, le GTV e le 300. Tuttora in produzione, la tenuta del valore dell'usato di questi veicoli la dice lunga sul successo. Bene, quindi un mito che non muore mai, la Vespa. Grazie a Ernesto Biagioni per tutte le informazioni che ci ha regalato. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Arrivederci alle prossime puntate di Movimento. We'll be right back.